Sono Danilo Russo, sono un ecologo, coordinatore del corso di studi in scienze forestali e ambientali. Oggi voglio presentarvi il nostro corso di studi magistrale, che forma figure professionali di grande attualità. Noi stiamo affrontando purtroppo una crisi ambientale senza precedenti, pensate al cambiamento climatico, pensate alla stessa pandemia Covid-19 che affonda le sue radici in una crisi ecologica senza precedenti. Ebbene, mai come oggi risulta necessario formare dei tecnici dell'ambiente a tutto campo che sappiano affrontare la sfida della gestione, della conservazione della natura, della biodiversità, dei servizi ecosistemici, cioè dei servizi che la natura ci fornisce, che rendono la vita sul pianeta possibile allo stesso uomo, alla nostra specie. Il laureato in scienze forestali e ambientali, quindi, non è semplicemente un tecnico forestale nel senso tradizionale del termine, quindi una figura professionale in grado di gestire responsabilmente e sostenibilmente il patrimonio forestale, i boschi, a fini produttivi, ma non dimenticando che appunto ha la responsabilità di gestire un ecosistema con tutti i suoi equilibri e le sue dinamiche. È in realtà un tecnico ambientale a tutto campo, che può cogliere al meglio, con gli strumenti conoscitivi più all'avanguardia, le sfide professionali della gestione, della conservazione della biodiversità e degli ecosistemi. Possono iscriversi al corso di laurea magistrale in scienze forestali e ambientali i laureati triennali provenienti dalle classi di laurea L20 ed L25 e laureati provenienti anche da altre classi di laurea potranno essere ammessi previo a un colloquio integrativo, in cui tra l'altro noi lavoriamo anche per aiutare lo studente a orientarsi meglio in quella che sarà poi la sua futura attività, il suo percorso curricolare nella magistrale. Le ricadute occupazionali del corso di laurea sono diversificate, andiamo dal lavoro classico del tecnico forestale, libero professionista o anche impiegato all'interno, per esempio, della filiera produttiva del legno, ma anche a settori che riguardano per esempio la conservazione e la gestione della natura, pensate all'impiego nelle aree protette, nei parchi nazionali, al risanamento ambientale, alla ricerca scientifica essa stessa, che è uno sbocco importante, diciamo, sia nel settore pubblico che nel settore privato, nel campo dell'ecologia e delle scienze forestali soprattutto. E naturalmente poi c'è anche la possibilità dell'insegnamento nella scuola media o superiore, ovviamente per le discipline scientifiche afferenti al corso di laurea. In sostanza, se desiderate dare alla vostra vita un legame forte con la natura, con l'ambiente, se pensate al vostro futuro non solo professionale, ma proprio come percorso di vita, un forte legame con l'ambiente, con la natura, questo è il corso di laurea che fa per voi. Nella riforma del corso di laurea abbiamo lavorato molto per produrre un taglio molto pratico e territoriale, il che vuol dire che affronterete esercitazioni in laboratorio, ma anche in natura, nelle aree protette, nei parchi nazionali, in maniera tale da acquisire un bagaglio conoscitivo, ma anche di esperienze pratiche che vi possa consentire al meglio di affrontare le sfide del mondo del lavoro. Vi aspettiamo.